Allora, siamo nel regno di Fiordineve, Cozzi, maestro Quinto Dan Sesto. Ah, ero rimasto al quinto, per un ennesimo incontro interregionale, perché abbiamo visto che qui a Lauria sono giunte persone un po' da tutta l'Italia meridionale, e poi c'è un ospite particolare che sveleremo, anzi già stiamo svelando con la telecamera adesso. Però prima di parlare dell'ospite illustre che viene dal Giappone, da Tokyo, Fiordineve, questa iniziativa come si chiama, come si inserisce nelle attività annuali della tua scuola? Allora, questo invito al maestro Yoichi Ogawa. Con maestro Yoichi siamo amici da molti anni, e lui è Sesto Dan, e allievo del maestro Tada, il nostro direttore didattico qui nella fotografia. Maestro Hiroshi Tada, direttore didattico, è venuto in Italia nel 64, è uno degli ultimi, diciamo, maestri viventi, allievi diretti del fondatore dell'Aikido. Ecco, il maestro Yoichi Ogawa si allena nella sua scuola. Inoltre c'è una cosa molto interessante, il fatto che il maestro Yoichi ha un bel ristorante in Giappone, a Tokyo. È veramente bello, ho visto le foto, veramente incredibile. Kakubunji si chiama il posto. È molto, lui piace quello che è occidentale, in modo particolare italiano, per cui è venuto a Lauria con questo rapporto di amicizia che c'è, sì, per fare Aikido, però anche per questa, diciamo, esplorazione da un punto di vista culinaria del sud proprio, in modo particolare Lauria. Difatti ieri abbiamo fatto giri, l'abbiamo portato in alcuni posti dove facevano addirittura il maiale, stanno facendo le salsicce, poi in un panificio, insomma abbiamo visto varie cose a Lauria perché a lui interessavano le ricette. Difatti da qualche giorno stiamo veramente mangiando tante, insomma, specialità del posto. E quali sono state le reazioni del maestro rispetto a questi usi diversi, insomma, che ha l'Italia rispetto al Giappone? In particolare, poi questo è un periodo dell'anno molto particolare, appunto hai parlato insomma di macellazione dei suini, salsicce, salami, ecco. Maestro, come ha trovato questi prodotti? Partiamo dai prodotti proprio di queste settimane, quindi del maiale, insomma, ecco. Maiale, ieri ho visto questo, molto interessante, perché come festa un anno con maiale, una famiglia, ho letto questa cosa, ma non ho mai visto, ma ieri sera ho visto così, mamma così fatto, poi molto interessante. In Giappone, no? Chiedo scusa per l'ignoranza, diciamo, ma ci sono le salsicce in Giappone? Sì, salsicce, ma non è ma normale sausage, ma sembra salsiccia, c'è. Ma come famiglia, come un anno, forse no, ma... Maestro, un attimo solo, Fiordini, aiutami in questo, ma in Giappone si fa il maiale, magari non a Tokyo nella capitale, ma nel... C'è, anche in salsiccia c'è, ma come famiglia un anno maiale così, puoi fare, questo normalmente no, forse, ma con famiglia, un anno con una festa così fatta. Sì. C'è, sì. Okay. Però voglio dire, le salsicce si mangiano in Giappone, sono ricercate. Sì. Sono salsicce giapponesi o vengono dall'Europa, dall'Italia? Fatte in Giappone oppure viene? Ma qui è molto buono, no? Bisogna. Ma sì, anche in Giappone è buono. In Giappone salsiccia giapponese o salsiccia italiana? Compra. Sì, posso comprare salsiccia. Sì, buono. Sì. Ok. Chiaramente ci sono ristoranti italiani a Tokyo, penso di sì. Adesso in Tokyo tanti cucina italiano, ristorante, tanti. Sì, sicuramente ci saranno anche le salsicce, se sono ristoranti italiani, per forza. Ecco, questa sera voi proporrete anche dei prodotti giapponesi, o comunque qualcosa, insomma, ecco, che si richiama alla tradizione dei piatti giapponesi. Cosa verrà presentato questa sera? Kagami-biraki? Sì. Questo in Giappone è Capodanno,
noi siamo mangia mochi. Mochi è riso, come si dice così, questo ma come festa mangia, è importante come nuovo anno mangia. Poi primo mettere spazio importante come casa, poi anche come dojo mettere, perché questo mochi come anche spirito di Dio, sì, sì, sì. Con mettere rituale, sì, sì, mettere. Poi finire Capodanno sembra Befana, qui Befana, poi nuovo cambiare. Anche in Giappone, ma il 10 oppure 11, questo ma mochi mettere mangia, poi Capodanno festa finire. Sì. Ma quindi allora in Giappone il Capodanno ovviamente c'è stato, in che periodo adesso, se c'è, è superata la Befana anche in Giappone o c'è una tradizione? Festa di Kagame Biraki normalmente vecchio vecchio è il 10, perché gennaio 1, poi 1-1-1, questo molto felice. 11 gennaio, 1-1-1, per loro è quella data importante. Ma adesso normalmente come tante persone, con il primo, secondo sabato, oppure secondo domenica, adesso ma così facciamo, ma dojo. Mio dojo anche, ma il 10, sabato. Home dojo forse... il 10 domani, sì, sì. Ma praticamente questa cerimonia si svolge preparando questi piatti, anzi mi ha chiesto di portare addirittura quelle che chiamiamo bacchette, sono riuscito a rimediarne una decina, perché tradizionalmente quindi prepariamo queste cose, e detto che contemporaneamente viene fatta la scuola che so oggi del maestro Tada in Giappone, dove lui si allena, e invece la domenica alla scuola centrale mondiale di Tokyo, che si chiama Ombu Dojo, perché ovviamente è la stessa cosa che faremo qui a Lauria, quindi oggi è una cosa proprio privilegiatissima questa cosa, per caso è venuta, quindi sono felice che siamo riusciti a organizzare. Ecco Fiordine, facciamo l'ultima notizia, l'ultima domanda gastronomica e poi parliamo dell'Aikido. Proviamo a chiedergli qual è il prodotto che in questi giorni gli è piaciuto di più, proprio se deve fare una scelta, una cosa. Un po' difficile. Come ho mangiato tante cose, cosa ti è piaciuto di più? Cosa di più? Difficile. Difficile. Allora, una cosa. Cosa ti è piaciuto tanto? Tanto? Limoncello. Ma anche se fatto in casa, limoncello molto buono. Sì, molto buono. Salami? Sì, sì. Sì, buono. Sì. I salami hanno un linguaggio internazionale, ci pare di capire. Anche questo. Anduja, abbiamo preso dalla Calabria, ci hanno portato l'anduja, ragazzi, perché non è, sì, lui sì, è quella piccante. Ah, sì, sì, molto buono. Sì, sì. Poi anche i ravioli oggi. Ah, sì, molto buonissimo. Io aiuto. Aiutato a fare. Sì, ravioli. Sì, sì, ma sì. Abbiamo imparato, abbiamo insegnato la pasta fritta, tipica di Lauria, anche sì. Pizza. Abbiamo sì. Pizzato, molto assaggiato. Buono. Sì. Bene questa parte, quindi quanti chili ha messo il maestro? Normalmente io qui in Italia una settimana di più, ma forse 2-3 kg di più. Ma 2 kg sono pochi, una settimana mangia buono. Allora, veniamo all'altro argomento ugualmente importante. Diceva Fiordineve che lei è il continuatore della grande tradizione dell'Aikido, uno degli ultimi discepoli, non lo so se è la parola giusta, del fondatore di questa disciplina sportiva, ma Fiordineve ci ha sempre detto che non è solo una disciplina sportiva, è una disciplina, è una filosofia di vita, è un modo proprio di intendere la vita. Ecco, parliamo di questa seconda sua passione, che poi è anche una professione probabilmente, come la vive? Come Aikido? Aikido è molto interessante, anche come praticare palestra, anche come lavoro, ristorante, anche tutto cosa, sempre come insieme,
suonare così. Poi, poi stessa cosa, poi come energia, come di vita, anche con, sempre sto pensando come lavoro, poi altro cosa, ma come tutto con energia, poi armonia, poi nuovo idea da prendere, praticare anche come natura con... Possiamo dire che l'Aikido guida la sua vita, è sempre presente anche al ristorante, proprio nel modo di fare, nel modo di essere, è così in pratica, mi pare di capire. Cosa? Aikido guida. Guida. Tatami però anche... Ah sì 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 sì, sì. Normale, normale, sì sì, importante così, vivere. Solo così? No, no, vive ancora, poi... Sì. Quindi non solo palestra, mi pare di capire, ma anche il resto sì, 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 è... Anche, ma sarebbe meglio, sarebbe. Ma... poi, ma quelle volte al dojo, poi insieme, poi fare, importante, Ok, allora noi maestro dobbiamo fare una cosa particolare, perché mentre vi ammiravamo abbiamo scoperto che il vice sindaco di Lauria, e chiediamo di avvicinarsi a Fior di Neve, è stato il testimone oculare dell'inizio, dell'avvio della passione di Fior di Neve. Fabrizio, e così ci confermi ovviamente. Confermo, ricordo... quegli anni era 78-79, il 78, il primo anno, insomma, io e Fior di Neve abbiamo fatto le scuole superiori insieme, e praticamente in lui arrivava a scuola e parlava esclusivamente di questa disciplina e cercava di coinvolgerci. Noi eravamo un po' più legati a calcio, pallavolo, quindi eravamo un po'... sono stato pure una volta con lui, e dopo un po' alla Marconi, il primo dojo, immagino, sì, 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 che portò, una disciplina che portò a Lauria la ISO, sì, mi sì, ricordo, la ISO, Vittorio la ISO, portò a Lauria. Andai, però mi resi conto che ognuno poi ha le sue, diciamo, affinità anche sportive, anche se non è proprio uno sport l'Aikido. Certo. E per concludere, vice sindaco, sentivamo prima tanti atleti, tanti appassionati che provengono un po' dall'Italia meridionale nello specifico. Lei ha dato anche, tu hai dato anche un piccolo presente, insomma, al maestro in particolare. Questa disciplina, questo sport, questa passione può diventare anche un volano turistico poi alla fine, perché queste persone sicuramente conoscono Lauria grazie all'Aikido, grazie a Fior di Neve. Certo, ma infatti quando ieri mi chiamò Fior di Neve dal rapporto, insomma, che ci lega da vecchia data, subito mi posi il problema, mi disse che c'era questo maestro giapponese, e infatti stesso ieri sera chiamai il sindaco per chiedere di poter, insomma, omaggiare il maestro di un nostro un piatto che rappresenta lo stemma, il logo del comune di Lauria, e ringraziare Fior di Neve, perché non è il primo caso. Già ha portato, mi ricordo, uno stage con degli irlandesi, sì, sì, che più volte sono venuti, insomma, tramite questa disciplina fa conoscere il nostro territorio, e a quando risulta piace tanto alle persone, diciamo, che non lo hanno mai visitato. Certo che può essere anche questo un volano per il turismo. Io credo che non c'è una ricetta unica, sono tante cose messe insieme che possono favorire la crescita di un territorio anche sotto il profilo turistico. Bene, chiudiamo in maniera classica, chiediamo al maestro se ci può salutare in giapponese, può salutare la Basilicata e Lauria. Salutare Basilicata, salutare in giapponese. Giapponese. Sì, giapponese, saluta. Lingua giapponese. Parla giapponese? Lauria ni kite totemo tanoshi benkyou shite masu. Tabemono mo oishii shi, aikido mo issho ni keiko dekiru tsu koto wa totemo omoshiroi. Bunka toka chigai masu keredomo, demo yahari kou jinsei wo kou tanoshimi nagara mata issho kenmei kou ganbaru tsu no wa nanka, yahari sou iu nagama ga iru tsu no wa totemo ii na to omoimasu.
Dai. Non sappiamo, qualcosa abbiamo capito, qualcosa. Grazie, 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 grazie.